Giuseppe Recchia, nella sua Amendolara, felice per la realizzazione dello slalom di casa, ma anche felice di essere arrivato sopra. Sì, sì. Bene, dici, raccontaci qualcosa. Niente, voglio ringraziare l'ASI di Castrovillari, Massimo Minazzi, l'amministrazione comunale, tutti gli miei amici che mi hanno aiutato tantissimo in questo, a mettere a posto la pista e cose, mi hanno dato un grosso mano. Voglio ringraziare la Cosenza Corse, che è sempre vicino, Gaetano Tropea, Francesca e soprattutto anche Aragona Corse, perché senza di loro la macchina non ci sarebbe. Bene, grazie Giuseppe. La grossa verità è quella di questi ragazzi che rappresentano l'amministrazione comunale, oggi guidata dal vice sindaco Gregorio Scigliano, e soprattutto i giovani consiglieri, ad iniziare dal mio amico Gregorio Mitidieri, Girolamo Mitidieri, Daniele Sant'Agata e Salvatore, non te lo dico il cognome perché ormai siamo diventati proprio amici, quindi ormai non ti faccio né nome né cognome. Siete veramente stati per me una famiglia in questo slalom, mi siete stati vicina, ci avete creduto e grazie a voi che si è realizzato tutto questo. Ma insieme al gruppo, e lo invito a salire qui sul palco, un pilota che dall'inizio ha voluto, perché così è nato lo slalom di Amendolara, il buon Giuseppe Recchia. Vieni Giuseppe. 3 anni or sono mi ha telefonato un giorno e mi ha detto: senti Massimo, ma uno slalom ad Amendolara ci potremmo fare? E io sono stato contento di dire: sì Giuseppe, tranquillo, l'amministrazione comunale se è con te, io sono con loro. E per me è motivo di vanto e di orgoglio aver visto crescere anche Giuseppe nella nostra organizzazione. Io oggi lo posso dire e affermare con tanta saggezza, perché Giuseppe ci ha dato una grossa mano sull'allestimento del percorso. E devo dire che chi vi parla, oltre ad essere organizzatore e direttore di gara, vede tanti slalom in tutta Italia. Era un percorso allestito in maniera eccellente e questo penso che la risposta la dovreste dare voi piloti, con un grosso applauso a Giuseppe Recchia, che ha fatto veramente un percorso a livelli di campionato italiano. Grazie. Per questo motivo io subito gli voglio dare una targa per la fattiva collaborazione. E voglio qui, vicino a me, la consegna non la faccio io come ASA Castrovillari, ma sarà l'amministrazione comunale che ti ha voluto premiare per la tua costanza. Quindi se vi avvicinate tutti quanti, visto che c'è la fortuna di avere praticamente tutto il consiglio comunale, quindi al vice sindaco l'onore di consegnare ufficialmente la targa per Giuseppe Recchia, che è stato veramente l'artefice di questo slalom. Quindi bravo Giuseppe, a nome mio personale, di tutta l'ASA Castrovillari e di tutto lo staff. Grazie. Mi dicono che addirittura l'amministrazione comunale ti vuole premiare con una targa proprio intitolata a te direttamente.
la leggo, al pilota cittadino Giuseppe Recchia per i successi ottenuti in questo sport e per il lavoro svolto con passione nella preparazione del terzo slalom di Amendolara. Io aggiungerei dalla prima edizione. Grazie. Grazie mille. 150 l'abbiamo già chiamato, lo richiameremo adesso su Fiat 600 Sporting del Cosenza Corse. Giuseppe Recchia, terzo classificato. Sempre su Fiat 600 Sporting, secondo classificato Greco Mario. Vince dei piloti per passione l'indomabile Totò Lipari. Ecco, sempre a favore di telecamere, di Sport e Foto. Grazie mille.